Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Libri TV. Oggi, stasera, oggi è 21 ottobre, registriamo una puntata di Voci Transnazionali in collegamento con Esmail Mouadès, che tutti conoscete, amico di Libri TV, scrittore iraniano che sta in Italia e siamo in collegamento dall'Aquila. Lui vive all'Aquila, già abbiamo fatto altre trasmissioni con lui su Libri TV, le potete trovare interessantissime. E diciamo riprendiamo un po', è un po' di tempo che non ci sentivamo e praticamente lo promuoviamo sul campo come consulente dell'area Iran, Iraq, Siria, tutta questa parte qua. Sì. Abbasso o chiudo? Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 21 ottobre, siamo 21 ottobre 2016, siamo in collegamento con Esmail Mouadès che sta all'Aquila, in collegamento transnazionale. Grazie di essere con noi, Esmail. Esmail lo conoscete tutti, amico di Libri TV, abbiamo fatto varie trasmissioni con lui, soprattutto parlando di Iran. Oggi parleremo di tutta, diciamo, l'area che è interessata da quella che è stata, come al solito spesso si sente, dire per fare un colpo mediatico la madre di tutte le battaglie, che è praticamente l'assedio a Mosul per fare quella che è imminente, la liberazione appunto di questa città dall'esercito, diciamo, dell'ISIS. Vedremo un po' come andrà. Ne parliamo con Ismail, che è appunto uno scrittore iraniano, vive in Italia. La questione è molto ingarbugliata perché già la composizione di questa armata di alleati USA, curdi, siriani, iracheni, l'Iran, la Turchia, insomma, la Russia, ovviamente, già è una cosa estremamente eterogenea. E sicuramente la prima cosa, ovviamente, che mi viene da dire, perché un pochino è un po' il filo conduttore anche delle trasmissioni con Ismail, è sempre l'attenzione nei confronti dei diritti umani. Della libertà, peraltro ci siamo incontrati con Ismail di recente alla Marcia per la Libertà dei Popoli Oppressi a Roma, organizzata da Società Libera. E in questo caso è ovvio che le preoccupazioni grandi sono per la popolazione civile di Mosul, che pare che venga detenuta all'interno della città dall'ISIS per farne scudi umani. Ecco, Ismail, io comincerei, diciamo, con questa prospettiva a parlare un po' di questa cosa. Poi ovviamente puoi spaziare come vuoi. A te la parola. Buonasera, buonasera Gianni, a te e a chi ci ascolta. Dunque, Mosul, forse cominciano a venire al pettine i nodi. Dunque, ricordiamo che Mosul è una città, la seconda città irachena con quasi 3 milioni di abitanti. Nel 2014 viene occupato con abbastanza facilità, con gli uomini dell'ISIS, che allora si diceva che in tutto erano da 3.000 a 7.000 persone. Si dice poi che in particolare Mosul è stato preso con 1.500 uomini. Allora, una città con 2 milioni e 800 persone, di cui almeno 100.000 ex militari di Saddam Hussein, quindi già la cosa significa che c'è qualcosa che non va. Che cos'è che non va? Dunque, ricordiamoci che il governo filo-iraniano di al-Maliki, che praticamente aveva esercitato una repressione sanguinaria contro i sunniti in Iraq, in particolare nella regione di Al-Anbar, poi in Mosul, spostamenti forzati, eccetera, eccetera. Ad un certo punto, molta gente tra il governo iracheno al-Maliki e l'ISIS hanno scelto l'ISIS. Ecco la facilità con cui
diciamo, hanno potuto prendere quella città. Però, insomma, in qualche modo le azioni barbariche dell'ISIS, bene o male, trovavano lo spazio sui mass media occidentali. In qualche modo, diciamo che lì conosciamo la parte dell'integralismo sunnita, cioè Daesh o ISIS, li conosciamo. Ma ciò che non conosciamo invece è la parte dell'integralismo versione sciita, rappresentato dall'Iran. Vorrei ancora ricordare una volta che, insomma, l'integralismo islamico nasce con la rivoluzione iraniana del 79, quando la rivoluzione iraniana viene marchiata con islamico, e quindi da lì parte, diciamo, una serie di azioni che più o meno siamo al corrente. Ma vorrei ricordare anche, comunque, l'islamizzazione del Medio Oriente è un progetto che nasce in Occidente già negli anni 70. Quindi vediamo che il progetto comunque va avanti, la Siria, l'Iraq, Libia, poi paesi come Egitto, neanche tanto bene, comunque, insomma, per costruire grande Medio Oriente, intanto l'abbiamo distrutto. E quindi poi io sinceramente credo che anche i microfoni, ho parlato, insomma, un po' della genesi dell'ISIS, e soprattutto se c'è la volontà di, diciamo, combattere l'ISIS, tutto sommato non è una cosa molto molto difficile. Allora, stavamo dicendo che le forze presenti a Mosul, i turchi sono a 30 km, ci sono poi i curdi, poi ci sono corpo speciale dell'esercito iracheno, la polizia irachena e l'esercito, poi gli iraniani, gruppi filo iraniani, poi aviazione degli Stati Uniti d'America. Allora, la presenza di tutte queste forze sul terreno forse vuol dire che, insomma, la posta in gioco in quel martoriato paese non sono, diciamo, gli interessi degli iracheni, della povera gente che sta vivendo lì. Mentre, per esempio, i mass media continuamente paventano che, oddio, che cosa faranno l'ISIS con la gente che è intrappolata a Mosul, ma non se ne parla. Ciò che hanno fatto, e temono che facessero ancora paramilitari sciiti filo-iraniani con la popolazione che, ricordiamoci, a Mosul sono in maggioranza sunniti. Quindi, insomma, questo eterno conflitto sunniti-sciiti si trasferisce, si declina in ogni dimensione, in ogni latitudine, in ogni longitudine su questo pianeta, mi pare di aver capito. Ed è veramente, insomma, drammatico perché, peraltro, anche questo in linea un po' con altre nostre trasmissioni, oltre chiaramente all'aspetto dei diritti umani e diciamo la preoccupazione per la popolazione, dobbiamo anche dire che queste sono terre che hanno un'antica storia, hanno un'antica storia e anche un patrimonio culturale, sono state capitali culturali nel passato. Ninive, Mosul era capitale dell'impero assiro, quindi insomma sono presenti addirittura, mi sono andato a vedere, le prime forme di acquedotti in muratura costruiti in VII, VIII secolo a.C., quindi sono anche delle zone in cui, oltre che le testimonianze archeologiche, storiche, eccetera, ma c'è comunque sia un vissuto, un interno, un qualcosa che poi vive anche nella popolazione, insomma. Sicuramente, insomma, tutto l'Iraq, alcuni secoli fa, aveva a Baghdad, c'era l'università più importante in tutto il Medio Oriente, quindi parte della cultura,
addirittura pre-persiana nasce in quelle terre lì. E quindi, dopodiché, basta vedere anche la composizione popolare che è in quei territori. Oggi vedevo la composizione della popolazione che viveva già 30-40 anni fa in Siria. C'erano, diciamo, vari correnti del cristianesimo, musulmani, sciiti, sunniti, alaviti, ebrei a Damasco erano veramente molto, molto, diciamo, rispettati e soprattutto protetti dai regimi. Hai accennato la guerra tra sciiti e sunniti? Io non ci crederò neanche sotto la tortura che questa è la questione. È chiaro che per l'islamizzazione nel Medio Oriente, in particolare un progetto di cui Obama se n'è innamorato, è fomentare, diciamo, questa cosa, ma mettere soprattutto i sciiti che sono iraniani e tutto il resto sono un 10% della popolazione musulmana. Obama ha voluto mettere questa popolazione sciiti al centro, diciamo, dei suoi progetti. E quindi è chiaro che poi, mentre le masse arabe, musulmane sono arabe, iraniani non sono, e quindi è una contraddizione che praticamente nasce, produce problemi all'infinito. Io credo, temo che queste guerre che vengono nascono, tutto sommato, non dispiaccia a establishment occidentale. Perché tu pensi praticamente che in qualche modo indeboliscono tutta l'area, poi alla fine nessuno riesca a prevalere in qualche modo. È chiaro, allora, qual è il progetto? Noi evidentemente siamo abituati anche nei mass media a vedere soltanto l'ultimo pezzetto di un evento molto, molto, diciamo, importante. Basta vedere, per esempio, la questione di immigrazione, no? I migrati noi vediamo qua, vediamo per le strade, vediamo su barconi, eccetera, eccetera, ma non sappiamo più guardare da che cosa nascono. L'altro giorno leggevo una frase di Ratzinger, che come uomo saggio e intelligente e colto, è veramente molto, molto interessante. Diceva: prima di parlare dei diritti di immigrare, pensiamo ai diritti di restare a casa loro, e questa è una cosa fondamentale. Io ne so qualche cosa. Sto molto bene in Italia, ma mi piacerebbe tanto poter stare anche nella mia terra nativa. E quindi io credo che mass media ogni tanto conviene che vadano, insomma, a vedere da dove nasce tutto questo problema. Allora, in pratica bisogna islamizzare tutto il Medio Oriente. Hanno fatto in Egitto, hanno fatto, diciamo, perfino un paese come la Turchia. Sappiamo che già dagli anni Ottanta è andato verso, diciamo, una islamizzazione. Poi, siccome questa islamizzazione non c'entra nulla o poco c'entra con gli interessi, diciamo, nazionali di queste nazioni, e quindi attori locali tipo Erdogan, tipo regime iraniano, tipo Assad, no? Anche loro vogliono avere un ruolo che, insomma, tutto sommato l'America in particolare non li riconosce. Ecco perché noi vediamo l'irrequietezza di Erdogan. Da dove viene? Perché lui vuole avere un ruolo, diciamo, da protagonista in Medio Oriente, sia perché il problema, lui è ossessionato, diciamo, dal problema dei curdi, sia perché, insomma, vuole avere voce in capitolo. D'altra parte, fondamentalmente in questo momento ciò che
intensifica i problemi in Medio Oriente la grande assenza degli Stati Uniti d'America, in particolare Obama, che praticamente o è assente o è confuso o praticamente prende la parte dell'Iran, che abbiamo più volte detto è colui che genera la guerra. Sì, abbiamo parlato più di una volta, abbiamo fatto trasmissioni prima dei famosi accordi sul nucleare, durante e dopo, e fondamentalmente, insomma, abbiamo detto più di una volta che questo che è stato chiamato nuovo corso iraniano sostanzialmente è un corso che, come il precedente, si basa sul sangue, sulle impiccagioni, sulla repressione del dissenso interno, sul terrore in pratica, poi alla fine, insomma, poco cambia poi di che tipo di estrazione o colore, insomma, quando siamo a questo livello. Non a caso ci siamo trovati appunto pochi giorni fa insieme alla marcia per i popoli oppressi e minoranze dei popoli oppressi, la marcia per la libertà. E beh, certo, in tutto questo ovviamente ci sta anche una certa attenzione per quanto riguarda la Russia, che sostiene Assad, ecco, e secondo me c'è stato da un punto di vista mediatico un po' quello che sta succedendo lì, che è un altro bagno di sangue, più di 350.000 morti ormai per quanto riguarda i siriani, bombardati da Assad, eccetera, è stato un pochino sotto, in qualche modo è passato, si è attenuata l'attenzione, perché un pochino si parlava di ISIS, quindi, però là continua drammaticamente, non si riesce neanche a creare dei corridoi per un minimo per portare aiuti alle popolazioni civili. Insomma, la situazione è, non sembra che la leadership di Assad sia indebolita, almeno a me non pare. Diciamo che uno dei motivi, forse il motivo più principale della creazione dell'ISIS, è appunto affinché noi oggi diciamo questa cosa: l'ISIS o Assad, no? Cosa scegli? E quindi salviamo la faccia ad Assad. Quindi questo è un lavoro molto molto, diciamo, importante, e in qualche modo anche riuscito. Però che cosa succede? Succede che la Russia, hai parlato della Russia, secondo me, della sua fisionomia attuale, non ha interessi contro l'Occidente, non lo vuole fare, perché insomma non ha nulla da guadagnare, perché quella oligarchia che comanda tutta la Russia, loro devono vendere, diciamo, i loro prodotti naturali all'Occidente e incassare i soldi e fare la loro bella vita, d'accordo? Per cui non hanno, diciamo, nessun interesse tornare alla guerra fredda, eccetera eccetera, però ripeto, l'assenza dell'America ha fatto sì che loro, man mano, loro in pratica sono entrati anche diciamo con soldati di terra, sono andati in Siria. Allora io avevo scritto che questi non possono rimanere più di 6 mesi, tant'è vero che sono usciti dopo 4 mesi, perché allora soprattutto l'esercito libero siriano aveva fatto operazioni molto efficaci contro Assad si era molto indebolito, quindi l'Iran ha chiesto diciamo l'intervento della Siria, della Russia. Russia è intervenuto, poi insomma non ha interessi andare lì a spendere diciamo fiume di miliardi per tenere Assad, perché Assad, mentre per l'Iran è fondamentale, a Putin non importa nulla. Quindi sono usciti, ma nuovamente sono entrati perché adesso lì praticamente hanno cominciato a costruire delle basi permanenti, eccetera eccetera, perché insomma adesso in questo momento la Russia è diventato un partner principale, da qui perfino l'America deve andare a chiedere cosa facciamo, cosa non facciamo. Allora
mentre la Russia vuole, diciamo, Assad stabile, l'America e i suoi alleati, oppure ex alleati tipo Arabia Saudita, non vogliono più Assad, e soprattutto la popolazione siriana, che evidentemente noi mettiamo sempre da parte, non vogliono Assad, perché Assad, insomma, ha fatto quello che ha fatto, lui è il padre, per cui diciamo che in ogni caso, la stabilizzazione del Medio Oriente, della Siria, secondo me, è indispensabilmente passa attraverso, diciamo, estromissione di Assad. Questo, diciamo, ci sono molti. D'altra parte, siccome chi sostiene Assad è molto più presente, molto più zelante rispetto ai suoi, diciamo, d'America in particolare, quindi in questo momento pare la sua però io credo che D'altra parte, la stessa Turchia per un periodo ha fatto passare l'ISIS in funzione anti-Assad, cioè lì diciamo, dal confine passavano con una bellezza, poi hanno cambiato un po', diciamo, un po' idea e sono, praticamente bombardavano i curdi più che altro, più che l'ISIS. si presta, diciamo, a cambiamenti Sì. abbastanza veloci. Ma infatti io volevo chiederti due cose, proprio. Diciamo due opinioni. L'una sul colpo di Stato tentato in Turchia, insomma, che idea ti sei fatto? E poi su una previsione sul futuro dei curdi, che potrebbero in qualche modo chiedere anche loro, tra i tanti, una sorta di riconoscimento, in quanto sembra che insomma si sono prodigati parecchio sul campo. Per quanto riguarda il colpo di Stato, pare che la sera prima del colpo di Stato, se non sbaglio, era la sera del 14 agosto, avevano diciamo, diffusa una voce che praticamente Erdogan il giorno dopo avrebbe arrestato molti generali, questo, quest'altro. Quindi i generali, quelli vicino a Gulen, praticamente hanno fatto un colpo di Stato che, se mettiamo gli eventi uno dietro all'altro, secondo me c'è materiale da fare un film comico da tutti i punti di vista. Da tutti i punti di vista. Pensa che la prima cosa che hanno fatto, hanno mandato qualche, diciamo, ufficiale di basso rango andare a prendere subito la stazione di radio, come se fossimo agli anni 60, quindi l'unico mezzo di comunicazione è soltanto la radio, no? Quindi internet, poi altre decine di televisioni, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, se andiamo a vedere in dettaglio, c'è stata una bella spinta di Erdogan affinché si facesse, diciamo, questo colpo di Stato. A dimostrazione di questo, il giorno dopo, Erdogan aveva una lista molto lunga e dettagliata e pronta. Soltanto nella magistratura hanno diciamo arrestato o cacciato 2.800 persone, tra diciamo pubblica istruzione addirittura fino a 30.000 se ne parla. I generali, che cosa vuole fare Erdogan? Erdogan praticamente ha due progetti. Un progetto, diciamo, mettere da parte tutti i kemalisti, quindi laicità dello Stato a Dio. Da questo punto di vista, diciamo che è un progetto abbastanza collimato con quello degli Stati Uniti. È un progetto che parte già, diciamo, dagli anni 80 a fare questa cosa. Sempre con un progetto di islamizzazione nel Medio Oriente. Quindi tutti i compagni di strada di Erdogan avevano questo compito,
man mano mettere fuori, diciamo, i kemalisti e soprattutto il progetto poi di Erdogan, che ha voluto diventare Presidente della Repubblica con quelle, diciamo, poteri speciali, l'obiettivo qual era? Era diventare comandante in capo, in modo che poteva mettere, sistemare, insomma, l'esercito, che era garante della laicità dello Stato. Pare che, insomma, stiamo Diciamo una già. cosa simile all'Egitto. Esatto. Mentre però la differenza tra Egitto e la Turchia, che la Turchia, Atatürk, aveva fatto un lavoro molto preciso. Quindi l'esercito praticamente era garante della laicità dello Stato, che adesso, diciamo, che praticamente non esiste più. Invece su quei curdi che mi dici? Quindi, allora, se io credo che comunque c'è la volontà dell'Occidente, con le pedine interne al Medio Oriente, di ridisegnare tutto il Medio Oriente, quello che è accaduto, diciamo, dopo la prima guerra Alla fine mondiale, hanno dell'impero ottomano. tornato gli stati. Quindi c'è la volontà. Obiettivamente oggi, se pensiamo l'Iraq in tre parti, Siria in due parti, eccetera, eccetera, non è una ipotesi campata per l'aria. Nel frattempo, farebbe molto, molto comodo all'Occidente creare, diciamo, questo stato indipendente dei curdi. Curdi. Tanto poi noi diciamo curdi, quando andiamo a vedere il Da popolo capire, curdo, è certo. un popolo molto molto composita. Non è che ci sono 10 versioni della lingua curda, d'accordo? Io, per esempio, conosco tantissimi curdi iraniani che amano essere iraniani, no? Quindi diciamo che non metto in dubbio che ci sono anche curdi che sognano, vogliono, diciamo, un paese autonomo e indipendente. Quindi questo progetto c'è, però, insomma, attuare questo progetto è molto, molto difficile, perché l'Iran non può sopportare, diciamo, separazione di 10 milioni di curdi. Erdogan, con 20 milioni di curdi, non se ne parla. È proprio allergico. Quindi io credo che poi, insomma, per quanto poi andiamo a vedere, per esempio, i curdi dell'Iraq, che hanno un'autonomia quasi al limite dell'indipendenza, e la parte dell'Iraq più tranquilla. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che vecchio sogno dei curdi iraniani, vecchio progetto del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che riconosce una piena autonomia per i curdi. Secondo me, quella è la soluzione dei curdi. Se ne parla, diciamo, di un paese indipendente, io in questo momento vedo che giova, come si diceva una volta, giova molto più agli interessi dell'Occidente che dei popoli del Medio Oriente. Quindi più diciamo una sorta di autonomia che indipendenza sarebbe secondo te ottimale. Quella è la via giusta. Bene, insomma, io direi di chiudere questa conversazione con un aggiornamento, se così possiamo dire, sul regime iraniano, perché insomma lì anche poco si viene a sapere, ma sappiamo che insomma a suon di impiccagioni. Si tiene sotto controllo una situazione. Per quanto riguarda il regime iraniano, in questo momento è molto molto indebolito, perché praticamente la guerra all'intestino ormai è al vertice. C'è un diverbio molto molto acuto e chiaro ormai sotto gli occhi della popolazione tra Rafsanjani Rouhani e Khamenei. E soprattutto il potere di Khamenei è molto molto diminuito, quindi proprio per questo motivo hanno bisogno di reprimere.
Ieri era la seconda anniversaria dell'impiccagione di Rehane, la ragazza che è stata condannata ingiustamente, di cui la madre in Iran è un'attivista contro la pena di morte, quindi hanno attaccato gli uomini di regime sulla tomba di Rehane, praticamente hanno arrestato molte persone. Però ecco, quello che voglio dire è forse l'Occidente capisce, no, che questo gioco, diciamo, poliziotto buono che Rouhani, poliziotto cattivo che Khamenei, non può più ingannare nessuno. E quindi, ecco, soprattutto dal punto di vista economico, ricordati che già un anno fa andavano delegazioni di 100 Questo imprenditori in Iran, però ancora. rilancio economico la gente ne ha potuto godere. Quindi allora già dicevamo che insomma non c'è nulla da prendere, perché in Iran per muovere l'economia subito, subito ci vogliono 150 miliardi di capitale estero. Non lo so se Gianni tu hai tanta voglia di spendere, di diciamo fare progetti per l'Iran. Poi Diciamo basterà. che come in tante parti del mondo c'è la prova dove ci sta libertà, si sviluppa anche diciamo, la ricchezza. Dove manca la libertà è proprio una questione statistica, dove manca la libertà si trova miseria. Sì, ma oltre alla libertà, in Iran varie volte abbiamo parlato, l'economia dell'Iran è nelle mani dei Pasdaran, è vicino a Khamenei, che praticamente poi loro sono, se l'Iran tuttora rimane il primo sponsor al terrorismo internazionale, come può essere un paese credibile che vuole combattere il terrorismo e poi fare gli affari con i Pasdaran che sono collegati con Hezbollah, eccetera, eccetera. Oltre questo, diciamo, lato politico esplosivo, a mio avviso, l'Iran, il tasso della corruzione è 35%. Vuoi andare in Iran a lavorare? Metti 35, ufficiale, te lo chiedono in chiaro, no? Non è che, per cui diciamo veramente mi urta dire, però l'Italia è l'unico paese che insomma in queste acque guazza un po' meglio. Ok, allora con questa diciamo chiusura che insomma non avrei mai potuto sentire, non avrei mai immaginato sentire parole sull'Italia di questo tipo, però insomma in qualche modo nonostante tutto, probabilmente rispetto a certi regimi, insomma siamo messi meglio, possiamo liberamente manifestare per la libertà dei popoli, degli altri popoli. Nonostante poi di questo io ne ho parlato anche in un'intervista a Benedetto della Vedova, lì alla marcia per i popoli oppressi, forse dobbiamo cominciare a pensare che questo attivismo per la libertà dei popoli, che era una prerogativa, diciamo, italiano, occidentale verso altri popoli, dovremmo anche dare un occhio in Europa, perché insomma si cominciano a sentire le liste degli italiani che stanno a Londra, però poi dopo ci ripensano, i muri, insomma, delle cose un po' strane che nella cosiddetta Europa civile, civilizzata, cosiddetta, una volta non si sentivano e forse ci ritenevamo al di sopra di certi pericoli, il che non è. Purtroppo la libertà è una cosa che va difesa giorno per giorno a tutte le latitudini e in tutte le longitudini. Penso che con questo possiamo chiudere degnamente questa trasmissione di Voci Transnazionali, ringraziando Donato Volpicella per la regia e per il fatto che metterà a breve questa trasmissione disponibile a tutti voi sul sito di Libre TV, ringraziando ovviamente Ismail Moades ancora una volta di essere stato con noi su Libre TV.
Grazie, grazie. Vorrei soltanto ricordare alla continuazione di ciò che hai detto tu. Siamo liberi se lo siamo tutti. Questa è una cosa semplice, Molto per vero. cui quindi diciamo che la libertà mia dipende dalla tua, quindi l'Europa deve essere libera affinché Medio Oriente possa essere libera. Grazie ancora Ismail, arrivederci a tutti. Arrivederci.